Osteria Mattozzi, siamo nell'Osteria Mattozzi, io sono figlia, nipote, pronipote della ristorazione partenopea dei Mattozzi. In città facciamo ristorazione da oltre 160 anni, forse qualcosina in più. E lo facciamo mantenendo sempre gli stessi canoni, quelli del rispetto per il pubblico e per la tradizione. Noi facciamo ristorazione non imprenditoriale, ma ristorazione d'amore. La mia famiglia, io sono la quinta generazione dei Mattozzi, abbiamo la nostra osteria. Dopo tanti anni passati al ristorante di famiglia aperto nel 1860 a Piazza Bovio, mio marito ed io abbiamo aperto questa osteria e ci abbiamo creduto. Continuiamo il nostro percorso avendo il rispetto della tradizione, dei prodotti, come dice una nota scrittrice, mai fragole d'inverno, per cui manteniamo un rispetto veramente per quello che sono i prodotti. Ciao, sono Mario Soriente, cuoco e titolare dell'osteria Mattozzi insieme a mia moglie Fabiana Mattozzi. Noi abbiamo aperto questa osteria cercando di mantenere tutti gli schemi classici della cucina napoletana, quindi acquistando dei prodotti di ottima qualità, a chilometri quasi zero, perché non è sempre semplicissimo. Usiamo molto la stagionalità del prodotto, quindi i nostri menu cambiano in base alle stagioni e i nostri piatti sono piatti semplici che però racchiudono tutta la storia della nostra città che è Napoli. Uno dei piatti cult che noi proponiamo è la genovese. Allora, noi la genovese la prepariamo così, facciamo un soffrittino di olio, un pizzico di sugna che dà più sapore e poi facciamo caramellare le cipolle. Dopodiché le tiriamo con un po' di vino rosso, aggiungiamo sedano e carote e poi le parti della carne. Io personalmente uso muscolo di manzo e tracchiolene di maiale, che sarebbero le costine, ed è una cottura molto ma molto lenta che noi facciamo venire su tirato con il vino rosso. Dopo 3-4 ore viene fuori questa salsa di cipolle che è eccezionale con questa carne. Noi la serviamo con le candele spezzate a mano e ricca di parmigiano. E questo è un piatto eccezionale.